Grazie, buongiorno. Quello che vi vado a dire ora non è una teorizzazione, è una ricognizione. Io ho sorvolato alcune isole sparse, scogli secche appena affioranti e mi sono abbastanza convinto che non costituiscono corpi isolati, bensì una sorta di arcipelago. Ve lo racconto con una carrellata cronologica, avvertendo che si tratta di un insieme di fermo immagini, di fotografie che non posso stare a commentare una per una, altrimenti dovrei chiedere circa 4 ore e mezza di tempo e non mi sembra, magari un'altra volta, e quindi lascio nell'aria tanti perché e tanti come questo è avvenuto. Nella visione, e poi bisogna dell'avvertimento sugli ultimi 5 minuti per organizzarmi, nella visione e nell'azione politica di Benito Mussolini e del fascismo, le questioni della cittadinanza, della cosiddetta razza e del trattamento degli ebrei si dipanarono e si strutturarono in modo processuale nel corso degli anni, con un progressivo, incostante e tortuoso prevalere degli intrecci sulle specificità. Il processo di chiarificazione, definizione e stabilizzazione conobbe un forte impulso intorno al 1938. In vari momenti questo processo ebbe un carattere sperimentale e talora quasi esplorativo da parte di chi lo stava conducendo. L'intera vicenda attende ancora una stagione di fioritura di ricerche. Io ora presenterò alcuni atti e pochi testi per il periodo che va dalla conclusione liberticida della crisi politica del delitto Matteotti alla legislazione fascista antiebraica del 1938 e alcuni passaggi, atti, momenti posteriori. Al momento dell'instaurazione del fascismo in Italia era ancora in vigore la legge sulla cittadinanza del 1912. Di essa, che è complessa, ciò che qui mi interessa è la parte che disciplinava la possibilità di perderla, la cittadinanza, eventualità che poteva verificarsi solo nei casi, detto in estrema sintesi, di acquisto di una cittadinanza straniera o di impiego, specie se militare, al servizio di un altro Stato, nonché per le donne nel caso di matrimonio con un cittadino straniero. Nel gennaio 1926, subito dopo la crisi Matteotti, dopo iter preparatori che oggi non sono ancora stati ben studiati, vennero varati un decreto legge e una legge che introdussero altre tipologie di casi. Il decreto legge 16/1926 stabilì il principio della revocabilità della cittadinanza italiana all'allogeno, abitante e pertinente, come si dice in termini giuridici, di Fiume, Trieste, Bolzano, eccetera, che dopo averla acquisita a seguito dell'opzione esercitata a norma dei trattati internazionali di pace, quindi acquisita di diritto, come si dice, se ne fosse poi dimostrato, cito, indegno per la sua condotta politica. La legge 108 del gennaio 1926 stabilì il principio della revocabilità della cittadinanza italiana a colui che all'estero avesse causato danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia. Sempre alla fine di quell'anno, la legge, queste due prime sono praticamente ignorate, questa della 2008 del 1926 è molto più nota perché quella è intitolata Provvedimenti per la difesa dello Stato, aggiunse alle casistiche suddette il principio della automaticità della revoca della cittadinanza italiana a colui che fosse stato condannato in contumacia, perché era all'estero, per aver menomato il credito o il prestigio dello Stato all'estero,
o comunque recato nocumento agli interessi nazionali. Con questi tre provvedimenti la cittadinanza iniziò a configurarsi come un riconoscimento di appartenenza politica o morale e non più come un'attestazione automatica di appartenenza a una patria territoriale. Sono norme che riguardavano una parte estremamente esigua della popolazione e i provvedimenti di revoca furono talora a loro volta revocati, per esempio con le amnistie. Tuttavia è un passo che allontana fortemente dal periodo, non tanto dal periodo giolittiano, ma insomma dall'eredità dell'Ottocento, chiamiamolo così, molto limitato, ma come vedremo anche in altri ambiti la politica fascista di limitazione delle cittadinanze iniziò con passi altrettanto piccoli. Leggendo le carte e il dibattito parlamentare, durante l'esame di una delle due leggi del gennaio 26, un deputato fascista la motivò come lo sdegno della stirpe contro i rifiuti della razza in ascesa. Testimoniando così la circolazione ancora confusa e poco generalizzata del concetto di autoprofilassi della razza. Qui bisognerebbe aprire una grande finestra sul significato che aveva nel linguaggio comune, corrente, il lemma razza all'epoca, e non c'è tempo. Però alcuni mesi dopo, nel maggio 1927, nel discorso detto dell'ascensione, Mussolini si espresse sul tema complessivo, affermando che era sua intenzione curare la razza italiana, cioè il popolo nella sua espressione fisica. In questo passo si deve notare che l'utilizzo della qualificazione italiana, razza italiana, indicava un legame esclusivo tra gruppo razziale e popolazione territoriale, popolo italiano. Vi ripeto la frase: curare la razza italiana, cioè il popolo italiano nella sua espressione fisica. Siamo in un momento sperimentale di elaborazione, cioè non pigliamolo per un'affermazione dogmatico-ideologica strutturata avente alla base chissà quante riflessioni, però sono cose. Tra l'estate e l'autunno, come vedete, salto di 2, 3, 4, 5 anni, ma è una carrellata cronologica. Tra l'estate e l'autunno 1930, il ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Rocco, impegnato nella redazione finale del nuovo codice penale, accorpò alcuni reati in una sezione unica, denominata dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe. Non fu dato un'aggiunta di reati, quanto l'estrapolazione di questi reati dai titoli, capitoli del codice in cui erano messi, accorpati tutti insieme. Quindi qui la novità è il titolo ed è l'accorpamento. E il vocabolo integrità, dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, procreazione, aborto, questo tipo di temi. Si trattò di una modifica che deve essere attribuita al ministro stesso e a Mussolini, frutto, sembra, per le poche tracce documentarie, di un colloquio, non dell'elaborazione dei giuristi che avevano portato, che erano ancora i giuristi della vecchia Italia, ma di un colloquio ministro capo del governo. Nella relazione di accompagnamento, mi pare che brani di questa li ha letti, li ha menzionati Battini ieri, però vanno riletti nella mia cosa. Il ministro scrisse: la principale ragione d'essere della incriminazione di tali pratiche è da trovarsi nell'offesa all'interesse che ha la nazione come unità etnica di difendere la continuità e l'integrità della stirpe. Non può invero dubitarsi che ogni atto diretto a sopprimere o sterilire le fonti della procreazione sia un attentato alla vita stessa della razza nella serie delle generazioni presenti e future che la compongono, e quindi un'offesa all'esistenza stessa della società etnicamente considerata.
cioè un'offesa all'esistenza della nazione, ovvero un'offesa all'integrità e continuità della razza, elemento essenziale della vita della nazione e dello Stato. 1930. Risaltano in queste frasi l'intercambiabilità dei lemmi stirpe razza e integrità difesa, nonché la piena omogeneità del tutto col discorso dell'ascensione. Passaggio successivo. Nel maggio 1930 il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'Interno, cioè Mussolini, stabilirono di respingere le richieste di cittadinanza italiana fatte da ebrei originari dell'Europa centrale e orientale e residenti nelle nove province, Fiume, Trieste, Trento, Bolzano, Gorizia, a meno che essi avessero frequentato le scuole italiane. Si trattava di disposizioni che riguardavano un'area limitata, perché queste stesse persone le avessero chiesto a Milano non cambiava nulla rispetto al passato, e riguardavano poche situazioni, ma qui va considerato, stiamo sempre sulle poche situazioni, ma va considerato che la limitazione della concessione di cittadinanza italiana a ebrei stranieri, vista dall'altra parte, è una limitazione del numero degli ebrei di cittadinanza italiana, e una cosa non di poco conto. L'anno dopo, nel giugno 1931, una circolare riservata del Ministero degli Esteri commentò la richiesta di due gruppi di zingari serbi per ottenere la cittadinanza italiana con le parole: la quale naturalmente non sarà loro accordata. Il naturalmente richiama a una prassi che aveva già origini pre-fascismo, se era già nell'Italia liberale dall'inizio del secolo. Su di loro, dei quali non parlo poi più oltre, l'importante è tenere presente che la politica repressiva anti-Rom e Sinti del governo fascista non si concretò mai in revoca della cittadinanza. E a questo riguardo va considerato che esse, queste revoche, sarebbero state di scarsa utilità pratica, perché le convergenti politiche dei paesi confinanti non avrebbero consentito le espulsioni dei Rom denazionalizzate. La cittadinanza ha un valore per il fascismo, come stiamo vedendo piano piano, ma la revoca della cittadinanza è un disvalore pratico, perché ti obbliga a mantenere nel tuo territorio nazionale di quello che fa la Germania nazista con la creazione dei due livelli, cittadinanza e sudditanza. Quello che a me interessa collegato a questo è che non si va alla revoca della cittadinanza degli ebrei, rimangono pur sempre sudditi dello Stato. Due anni dopo, nel luglio del 1933, viene promulgata la legge organica per l'Eritrea e la Somalia, che segna l'ingresso nei testi legislativi italiani della dizione razza bianca. La legge stabilì che il meticcio nato in colonia da un genitore bianco rimasto ignoto, padre che l'aveva, in sostanza maschio, il padre italiano che l'aveva abbandonato ritornando al momento del rientro in patria, non potesse più ricevere automaticamente la cittadinanza italiana. Prima il meticcio, essendo considerato figlio di italiano, per di più di italiano maschio, non si dava il caso di inglesi o svedesi che andassero a procreare e lasciassero meticci, ce n'era qualcuno, ma insomma era tutto roba nostra. La concessione ora non era più automatica della cittadinanza italiana, bensì era subordinata al compimento dei 18 anni e al possesso di determinati requisiti culturali e comportamentali. Non doveva essere poligamo, non doveva essere condannato per reati, doveva aver fatto la terza classe elementare, eccetera, eccetera, eccetera.
Va notato con questa legge, perché le leggi sono dei robi molto complicati che contengono in sé delle sorte di automatismi che non vengono esplicitati. Però per applicare questa legge doveva essere introdotta la diagnosi antropologica fisionomica per accertare che questa trovatello, chiamiamolo così per capirci, non fosse bianco scuro o un negro chiaro, ma fosse un meticcio. Come si fa a sapere se una persona è un meticcio se tanto uno dei genitori non si conosce, non è conosciuto? Bisogna studiarlo da un punto di vista razzistico, sempre sulla base delle apparenze. Nell'estate del 35, prima dell'invasione dell'Etiopia, Mussolini scrisse: noi fascisti riconosciamo l'esistenza delle razze, le loro differenze e la loro gerarchia. Sono tre concetti diversi. Esistono, e nella misura in cui esistono le razze, va bene, sono differenti, perché se no non ci sarebbe l'esistenza, ma la loro gerarchia. Sarà raro poi trovare dopo altre attestazioni così chiare, perché lui era molto pragmatico, ma in questo caso ha voluto essere chiaro. Il 4 gennaio 37 il ministro delle colonie Alessandro Lessona presenta in Consiglio dei Ministri un progetto di legge che vietava in Italia e nelle colonie le relazioni di indole coniugale, non i matrimoni, non i rapporti occasionali di tipo prostituzione, ma delle forme di convivenza stabili abbastanza riconosciute, non formalizzate da un vero e proprio matrimonio. Venivano chiamate madamato. Il Consiglio dei Ministri l'approva nel gennaio 37. Il titolo originale era Provvedimenti per l'integrità della razza, e viene poi modificato in Provvedimenti per i rapporti fra nazionali e indigeni. Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, a me interessano molto i particolari delle cose, viene utilizzata la dizione difesa della razza, che è uguale all'integrità, cioè la difesa della razza è quella cosa che ti permette di conservare l'integrità, è resa necessaria da. E difesa della razza apparve, la locuzione apparve su quasi tutti, sui titoli dei quotidiani del giorno dopo. Va notato che, fra l'altro, la riduzione numerica delle convivenze stabili del madamato incideva sulla procreazione di meticci e quindi sulla loro possibilità di acquisire automaticamente, se riconosciuti a quell'epoca, la cittadinanza italiana. Ma un altro aspetto particolare molto, molto interessante è che nella relazione di accompagnamento al progetto legislativo il ministro Lessona scrive che il mancato divieto dei matrimoni veri e propri misti era dovuto a considerazioni di opportunità in rapporto allo spirito informatore dei patti lateranensi. Questa frase è rilevantissima, cioè quando un anno e mezzo dopo, vengono vietati tutti i matrimoni misti, razzialmente misti, io uso sempre il linguaggio dell'epoca, se non sento. Il fascismo si è emancipato dalla Chiesa. Cioè nel gennaio del 37 il ministro Lessone e tutto il Consiglio dei Ministri valutano che non è possibile arrivare a stabilire per legge il divieto di matrimoni razzialmente misti bianco-nero per considerazioni di opportunità in rapporto allo spirito informatore dei patti lateranensi. 18 mesi dopo questa roba è caduta, ma una svolta secondo me rilevantissima per quello che riguarda la storia del fascismo, questa sua capacità, questa sua maturità di emanciparsi e di staccarsi dallo spirito informatore dei patti, cioè dal potere e dal volere della Chiesa cattolica.
L'anno dopo, nel luglio 38, c'è il manifesto fascista della razza, redatto sulla base delle indicazioni di Mussolini, nella quale si parla pura razza italiana. Sempre questo italiano connesso a razza, che non ha finora, molti si sono interessati al fatto dell'utilizzo di italiano invece che di ariano, ma italiano ci deve far riflettere sul concetto di razza che era in corso di elaborazione. Voi sapete che da 10 anni le ricerche sul manifesto della razza e sui suoi firmatari sono bloccate perché molte carte dei firmatari del manifesto della razza sono nell'unico possesso e possibilità di studio di Tommaso Dell'Era. Quindi siamo in una situazione, dal mio punto di vista, gravissima per quel che riguarda l'Italia, cioè non stiamo lavorando su questi temi, e l'Accademia non fa niente contro questa situazione. Sappiamo la dichiarazione della razza, la dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio del 6 ottobre. Io ho studiato le bozze della dichiarazione sulla razza. Nella prima bozza, dove già si parlava di trattamento diversificato per ebrei con benemerenze e ebrei senza benemerenze, che poi sfocia nella discriminazione, e che non vado qui a dire, sì, grazie. Comparivano le parole revisione delle leggi sulla cittadinanza. Che vuol dire? Non si sa, appunto, di Mussolini. Poi una bozza successiva e nel testo finale diventano in attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana. Questo attesta l'intenzione generica di revocare in toto o in parte le cittadinanze di quegli ebrei. Questa disposizione non venne mai assunta dallo Stato fascista, neanche durante la Repubblica Sociale Italiana, per un insieme di... A quel punto non c'era più il problema della difficoltà di espellere gli ebrei, ma c'era il problema di garantire il possesso dei beni degli ebrei deportati allo Stato Italiano, Repubblica Sociale Italiana. C'era una forte tensione Italia-Germania sul destino degli ebrei a Trieste, per esempio. Ma io ho sempre molte perplessità sui diari, perché io non so cosa diavolo ci rappresentano questi diari. Comunque, cito senza valorarlo che nel diario di Ciano, nel novembre 38, è scritto che Mussolini gli parlò della possibilità di fare un provvedimento per cui gli ebrei che nasceranno in Italia saranno apolidi. Come ho detto, questo non viene attuato, ma qualcosa di questo dovevano avere discusso e parlato. Si arriva alla revoca della cittadinanza solo nei confronti degli ebrei che l'hanno acquisita dopo il 1918, e non quelli che l'hanno conseguita per diritto di opzione sancito dai trattati di Saint-Germain e altri, perché lì siamo sul piano internazionale, ma quelli che l'hanno acquisita per concessione dello Stato. Comunque gli venne revocata una cosa che lo Stato italiano aveva, anche durante il primo periodo fascista, aveva ritenuto legittimo dare. Dentro questa revoca c'è un discorso sotto traccia della disonestà, sulla disonestà del modo con il quale questi ebrei l'hanno ottenuta, perché se no non si capisce perché dovrebbe essergli revocata. All'inizio del 39 c'è un decreto legge sullo status degli abitanti della colonia libica, numero 70, che annulla le preesistenti limitate possibilità di acquisizione della piena cittadinanza italiana da parte della popolazione libica.
cosa che prima esisteva. Siamo già, il tempo fa i suoi comodi e non... va bene, andiamo a un altro passaggio interessante, sempre su questo argomento. Il decreto legge 1728 del 1938 vieta tutti i tipi di matrimoni misti, cioè il cittadino italiano ariano non può sposarsi con persone di altre razze. Nasce un problema di applicazione, come si fa a applicare questa cosa? E chi sono gli ariani? Molto interessante, perché si fa la legge e poi dobbiamo decidere chi sono gli ariani o no, perché sennò come si fa a applicare la legge? Già nell'estate del 1938 la Direzione Generale per la Demografia e la Razza aveva organizzato un conteggio delle persone presenti in Italia che non erano di razza ariana o di razza ebraica ed erano risultate 2416 in tutta la penisola. Gli africani, compresi i neri, e gli statunitensi neri rientravano nel gruppo, i mongoli, armeni, turchi, yemeniti, palestinesi, indiani, eccetera, eccetera. Gli armeni erano 355, per dare così un dato. Dopo l'emanazione del decreto legge, la Direzione per la Demografia e la Razza elabora un prospetto d'uso interno nel quale precisa queste varie appartenenze, dove in realtà la chiave di volta sono sempre le nazionalità, perché è il modo più semplice di agire per loro. Allora, neri non se ne parla nemmeno, arabi, cinesi e turchi sono non ariani, libanesi sono non ariani, indiani, iraniani e armeni sono ariani, ci si può sposare. Gli albanesi sono ariani purché siano, l'avevamo unita in base, purché siano cristiani o musulmani. Ovviamente perché gli ebrei albanesi non sono ariani. Gli egiziani si decide caso per caso, probabilmente si chiede una fotografia e si guarda la pigmentazione, immagino io, la pigmentazione della pelle, dove, verso quale cosa butta. I Medici erano non ariani di tutti quanti, ma se cittadini italiani potevano sposarsi con italiani di razza ariana. È un primo elenco gerarchico delle razze, di suddivisione. Cioè, noi vediamo un regime che sta lavorando passo dopo passo. Non per tornare alle cose di ieri, ma non con imperfezione, con sperimentalità, con voglia di fare, di buzzo buono, come si dice a Siena, si mettono a lavorare per cercare di definire tutto questo in uno Stato che oramai è uno Stato razziale, creandosi, e qui sarebbe altro, no, forse riesco, due minuti? Due cose, creandosi delle complicazioni che non ne abbiamo idea. Che fare con gli ebrei etiopi, che proprio bianchi slavati non sono, e idem quelli yemeniti? Allora, nel 38 viene detto che documento interno, circa i nuclei ebraici di Addis Abeba e di Redaua resta ormai ferma l'inopportunità di raccogliere in un'unica comunità ebraica ebrei italiani, stranieri assimilati, inglesi, francesi, europei bianchi, yemeniti e falascia. Cioè si capisce che queste due, il bianco-nero e l'ariano-ebreo, hanno problemi di intreccio. Nell'ottobre 42 la legge sulla persecuzione antiebraica in Libia dispone la costituzione in Libia di tre comunità israelitiche, una a Bengasi e a Tripoli per gli ebrei libici e una comunità ebraica speciale a Tripoli per gli ebrei cittadini italiani residenti a Tripoli. E ci sarebbe da dire tanto. Io
gesto dicendo, cioè, con due frasi, quello che ho sommariamente delineato a modo di esempio è il processo che Mussolini e il fascismo facevano lentamente percorrere all'Italia dalla seconda metà degli anni 20 fino ai primi anni 40, con provvedimenti e misure e definizioni sempre più radicali sulle questioni della cittadinanza, della razza, dell'antisemitismo e delle unioni miste intrecciate fra loro. Ripeto, il tragitto era sperimentale, il tragitto fu tortuoso, la guerra incise fortemente sulla sua progressione, sulla linearità del suo sviluppo, ma nel giugno 41, proprio nel primo anniversario dell'ingresso dell'Italia in guerra, Mussolini stesso parla alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dice: gli stati devono tendere a realizzare il massimo della loro unità etnica e spirituale, in modo da far coincidere a un certo punto i tre elementi razza, nazione, Stato. Mussolini ha in mente un processo di rieducazione, di trasformazione dell'intera Italia, che va con i suoi tempi. Proprio la guerra mette fine a questo tragitto, anche se dobbiamo sempre ricordarci che Mussolini fece purtroppo ancora in tempo a consegnare migliaia di cittadini di razza ebraica a killer specializzati stranieri, che è molto interessante da questo punto di vista, sotto questa ottica. E quella unità etnica e spirituale è stata bloccata il 25 aprile al nord, un po' prima, è un, 45, è un po' prima qua. Dopodiché rimane il problema di chiedersi, siccome tutto questo, non ho parlato, era accompagnatissimo dalla propaganda e dall'educazione, specie delle giovani generazioni, rimane il problema di chiedersi, di capire esattamente quanto è rimasto di ciò nell'oggi. Grazie.